Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi seconda parte dei prodotti finiti del mese di febbraio, questa volta soltanto prodotti di make-up. Vi ricordo che come tutti i mesi il video è in collaborazione con la mia amica Giovanna, qua su YouTube ilugirl1, alla quale mando un bacio gigantissimo. E proprio a proposito di Giovanna vi voglio far vedere i regalini che mi ha mandato. Noi ci dovevamo vedere per Natale. Però non siamo riuscite, sia per problemi miei di organizzazione del matrimonio che per problemi suoi di studio. Non ci siamo beccate e quindi Poste Italiane ha provveduto a portarci i regali. E vabbè, Giovanna dolcissima mi ha scritto una letterina fantastica e mi ha mandato dei regali bellissimi, tra cui questa sciarpina qua. Molto carina, col rosa, col blu e oltre ad esserci dei quadrati, insomma, ci sono anche dei richiami, insomma, floreali. Poi mi ha mandato un ombretto di Neve Cosmetics che si chiama Disgelo. Io sono in crisi con queste luci perché ho la tapparella a metà perché mi arriva tutto il sole sparato in faccia. Ora, fino a che non si cambia l'ora e il sole rimane un po' più alto, sono messa così. E comunque mi ha mandato Disgelo. E poi mi ha regalato tre smalti, tra cui uno di un'edizione limitata di Essence che si chiama Vampire's Love, questo qua nero a base dorata, bellissimo. Il Top Coat Fast Dry della COS, che è una marca che si trova principalmente nelle zone di Napoli. Infatti quando vado a Sorrento lo trovo, però questo top coat non l'avevo mai trovato e lei me l'ha mandato. E poi uno smalto Sugar Matte di Kiko, bellissimo, che è il numero 633 ed è questo fucsia qua, che non vedo l'ora di provare. Anzi, oggi mi sono fatta la manicure e non ci ho pensato, mi potevo mettere questo. In più mi ha mandato anche dei campioncini. Uno è una salvietta rimuovi smalto che mi porterò quando vado a Sorrento tra un paio di settimane. Un fondotinta illuminante di Vichy, questo qua, il Tint Ideal. Poi tre cosine, una cosina di Alchemilla, è uno de Parfum, il Rainbow. Uno shampoo all'olio di macadamia di Eofidra. E sempre di Ofidra, questa crema antietà super idratante per pelli secche. Quindi grazie di cuore Jo, ti ringrazio tantissimo e mi raccomando ragazze passate dal suo canale. Poi venendo ai prodotti terminati, ne ho abbastanza anche questo mese di make-up perché come vi accennavo sto smaltendo tante cosine che avevo aperte. E vabbè, sulle labbra vi volevo far vedere che ho questo rossetto qua di Maybelline, il 160 Infinitely Fucsia, che è meraviglioso, io lo adoro. È lo stesso colore del Girl About Town, solo che questo è matte, dura tantissimo, ha una tenuta estrema, mangiate, è favoloso, io ve lo stra consiglio. È un signor rossetto. Aperta e chiusa parentesi, e ora parto con i prodotti terminati. Come primo prodotto vi faccio vedere questa BB cream qua di Maybelline, che avevo comprato a giugno, però l'ho iniziata ad utilizzare più o meno ad ottobre e comunque o forse anche novembre. Comunque sono sicura che ho fatto 3 mesi pieni, gennaio o dicembre, gennaio e febbraio e anche qualcosa in più. Sono 30 ml, i classici 30 ml di prodotto. Ha un SPF 30 e questa qua la potete trovare solo in due colorazioni, la mia è medio chiara e c'è anche quella medio scura. Allora, io mi ci sono trovata benissimo. Questa è la versione normale, questa qua appunto col beigiolino e con le scritte fucsia, mentre c'è anche quella per pelli miste e grasse con la confezione celeste. Io mi ci sono trovata veramente tanto bene. Mi sembrava chiara all'inizio, ve ne avevo parlato anche nei prodotti top di gennaio o dicembre, se non mi sbaglio. E confermo tutto quello che ho detto. L'unica cosa è che non è così chiara come sembra, nel senso si va ad adattare molto bene al colore della pelle e si ossida. Infatti io l'applicavo o con le mani o con il pennello molto fitto e tagliato di H&M. Mi dava la coprenza giusta. Io la adoro, mi piace veramente tanto. La mettevo,
come prima cosa mettevo quella, poi dopo andavo a truccare gli occhi, e poi dopo ripassavo al viso in modo tale che vedevo anche con la cipria come dosarmi, in modo tale da andare a uniformare l'incarnato. Oggi non ce l'ho su, ho un'altra cosa sopra. E l'ho adorato tantissimo, anche il packaging, perché si riesce a prelevare tutto il prodotto. Ve ne faccio vedere un cicin, cicin, cicinin e bla bla bla. Non so parlare. E questo è il prodotto applicato. E poi ora la vado a stendere e casomai tra un po', se me ne ricordo, vi faccio vedere poi l'effetto com'è. Poi ho terminato una cipria che avevo comprato ai saldi all'outlet di Pupa l'anno scorso, l'avevo pagata 5 euro. È questa qua nel packaging nero e appunto c'è la scritta cipria compatta. Era la tonalità più chiara. Veniva fuori, c'era la cipria qua nella cialda, la protezione trasparente e poi il suo spugnino che io non ho mai utilizzato. Erano 8 grammi di prodotto con 12 mesi di scadenza, una cipria che troverete sicuramente all'outlet e non più in negozio. E una cipria normale, teneva abbastanza bene, se ne applicavate troppa però faceva un po' l'effetto troppo cipriato, troppo mattificato che non mi piaceva, però con un pennello bello ampio l'effetto era carino, normale, però una cipria che sicuramente non ricomprerò. Poi veniamo a un prodotto che ho terminato che mi preme particolarmente, che è un blush, è il secondo blush del mio progetto smaltimento che sto terminando. Questo qua ce l'avevo aperto da 2 anni e quindi l'avevo già utilizzato svariate volte, insomma, nel corso degli anni, però quando l'ho ripreso in mano, insomma, un mesetto fa, non aveva neanche il buco. Ed è questo qua che ho ottenuto un po' di polverina per farvi giusto vedere se riesco. Avevo visto che c'era un po' di polverina. Si vede una mazza. Ed è questo qua che è il Candid Coral di Elf. È della linea studio. Io lo pagai 4 euro. Adesso la linea studio costa 4,95 euro. Però Elf fa sempre gli sconti. Quindi con 2,50 euro lo dovreste prendere. È un color corallo con dei forti riflessi dorati. È un colore che a me piace, però non è uno dei miei blush preferiti. Mi è piaciuto tanto utilizzarlo. La tenuta era buona, applicato magari con un blush in crema sotto che ne aumentava il grip. Però sinceramente, ecco, come gusto mio personale, i blush così tanto luminosi, con questi sottotoni fortemente dorati, non mi fanno impazzire. Più che altro perché l'avrei trovato indicato per l'estate, però poi d'estate, essendo un color corallo pescato, non è così tanto forte da farsi vedere su una carnagione un po' più abbronzata. Quindi, insomma, non rientra fra le mie categorie preferite, però sicuramente per 2,50 euro, cioè, è un colore che sicuramente mi sento di consigliarvi fra i tanti. Ce ne sono di più preferiti, insomma, di migliori che mi piacciono di più, però anche questo è molto carino e altrimenti non l'avrei mai finito, non ce l'avrei fatta ad utilizzarlo davvero tutti i giorni o comunque dal lunedì al venerdì durante la settimana come ho fatto. E come grammi di prodotto questo dovrebbe essere circa 4 grammi o qualcosa del genere. Poi ho terminato questo mascara qua, il Colossal Volume Express Cat Eyes Look Felino, ecco, non mi veniva la parola. Che è quello di Maybelline, che è fatto con lo scovolino a banana, molto stretto e sottile. Questo mascara è allungante, per niente volumizzante, e la cosa migliore, secondo me, se ce l'avete o lo volete prendere, è per farci una combo o comunque non un look drammatico, quindi con ciglia molto cicciottelle, ma ben allungate e districate. È un mascara che è la seconda volta che compro, mi piace, mascara di Maybelline di solito non mi deludono mai, specie questi qua della linea appunto Colossal, che ne ha fatti tantissimi e ne ho provati svariati e mi piace, però sappiate che è un mascara allungante. Lo scovolino è molto carino perché è
secco, è magro e essendo fatto così a conchetta riuscite a raccogliere bene tutte le ciglia, dalle prime fino ad arrivare alle ultime. Le formulazioni di Maybelline non sono corpose, sono liquide e infatti mascara sono diventata pallini. Risultano buoni anche dopo 4-5 mesi, non si appallano, non si aggrumano come il Pupavan perché dà il meglio di sé subito perché parte già da una consistenza un po' più corposa. Poi sempre in tema di mascara ho terminato questo top coat qua viola di Kiko che avevo già ricomprato e è il top coat, uno dei più famosi insieme al verde. Il verde ha le fibre all'interno, è alla paletta in fondo e poi metà paletta e metà piatto, conico, no conico, cilindrico, ho sbagliato forma. E mi piace tanto, o comunque è un top coat che aiuta i mascara sfigati. Ecco, fa comodo averlo perché quando specie ora ho qualche mascara che è un po' floscio, basso, questo gli dà un po' più di corpo, un po' più di energia e vi consiglio di prenderlo quando è a 3,90 euro, non vi consiglio di prenderlo quando è a prezzo pieno perché tanto Kiko ciclicamente specie mascara li rimette spesso e volentieri in offerta. Poi ho terminato questo ombretto qua di Essence che è il numero 22 Blockbuster, è la seconda volta che lo termino, lo terminai anche l'anno scorso, adesso lo devo ricomprare. All'interno ha 2,5 grammi di prodotto ed è un colore che mi avete sicuramente visto utilizzare anche in qualche tutorial perché lo utilizzo tantissimo, infatti è il secondo mono che termino, penso sia l'unico mono che ho terminato nella mia vita, questa è la seconda confezione. È un color crema matte, chiaro, perfetto per l'arcata sopraccigliare ma anche per tutta la palpebra mobile, è un passepartout, io lo adoro, non c'ha paragone proprio con gli altri ombretti di Essence, è una cosa totalmente diversa, non è neanche fratello, scrive... È abbastanza setoso, cioè è un ombretto che costa 2 euro, 2,50 euro e comunque ne varrebbe anche di più. Mi piace tantissimo e sicuramente lo ricomprerò. Ho terminato due matite per le sopracciglia, quella di Kiko, la numero 04, questa qua, e della linea Precision Eyebrow Pencil. Allora, e questa qua di Catrice che è la terza confezione, penso che termino, e questa è la numero 020. Adesso mi sono comprata anche la 030, vedete qua non c'è più la mina. Mi sono comprata anche la 030 ed è quella che ho su oggi, la 030 che è un po' più scura. Questa matita di Catrice io la amo. Dura tantissimo, dalla mattina alla sera, dura in estate, in inverno, se sudate, se andate a ballare, se fate ginnastica, se fate... Dura, è un prodotto super 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 consigliato e ho scoperto, dato che ho fatto un errore nell'inviare una cosa a Simona perché gliela volevo prendere 0,20, convinta che fosse la 0,20 gli ho inviato la 0,40, quindi ho scoperto grazie a questa gaffe clamorosa che ha fatto la Catrice anche un'altra colorazione che è la 0,40. Simona la indossava in uno degli ultimi video, casomai ve lo lascio sotto giù nell'info box se mi ricordo perché poi io parlo e chissà quando edito. E quella di Kiko invece mi piace tantissimo perché è molto sottile, è veramente precisa e il colore della 04 di Kiko è un bijou. È fantastico, solo che non ha la tenuta di quella di Catrice, quindi ecco, anche a parità di cioè se vi devo consigliare vi consiglio quella della Catrice perché quella di Kiko costa 3 volte tanto quella di Catrice e ha un terzo di prodotto, quindi vale la pena provare quelle Catrice. Se non le trovate negli stand coin perché ancora non le hanno messe, ci sono dei siti che comunque li vendono Catrice, come per esempio mi viene in mente Maquillalia, che è questo sito spagnolo e comunque ha la pagina anche in italiano. Ultimi due prodotti sono il mio top coat Turbo Dry della New York Color, penso sia la seconda boccetta che termino e come potete vedere, cosa strana, per i top coat l'ho totalmente terminato, non ce n'è rimasto più neanche una goccia. Cioè, è un top coat che non arrivi a metà boccettino e ti si incolla, ti si addensa, è fantastico e come buono. Il primo giorno che l'ho applicata è buono anche dopo 3 mesi. Questa appunto è la seconda confezione.
forse la terza, non lo so, insomma, è un prodotto che io compro, ricompro, 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 lo amo ed è il numero 177, comunque c'è scritto Turbo Dry Top Coat. La cosa importante, oltre al fatto che riuscite a sfruttare tutto il prodotto che c'è all'interno, cioè 9,7 ml e per un prezzo di 2,80 euro, una roba simile, è che non fa sfogliare lo smalto come per esempio quello di Essence, o non crea le bolle come il gel top coat di Kiko. Quindi questo è un prodotto must have, almeno per me è fantastico e lo compro in continuazione, ma lo sapete, ve ne ho già fatto una testa tanta. Infine ho terminato quasi del tutto, ce n'è rimasto giusto, no, forse l'ho terminato, ah sì, ce n'è rimasto giusto un goccino, ed è questo fondotinta qua della Max Factor. Lo comprai qualche giorno dopo il giorno della mia laurea. Io mi sono laureata a fine aprile del 2012 nella magistrale, e questo appunto è il fondotinta. Qua avevo messo la BB cream. Questo è il fondotinta, un fondotinta che non so neanche se la Max Factor ha tolto dal commercio. Ora mi sono insozzata tutta, complimenti. Ha un SPF 10, questo è il numero 50 beige linen e 30 ml di prodotto. Un buon profumo, un fondotinta da non utilizzare assolutamente tutti i giorni, che non ricomprerò, buonino, mi è piaciuto, l'ho utilizzato volentieri, non è che dicevo ah che schifo, per utilizzarlo lo devo mettere a tutti i costi, però diciamo senza infamia e senza lode, insomma, mi sono trovata meglio e mi sto trovando meglio sicuramente con altri fondi, come per esempio il 24 ore di Maybelline o il Photo Finish di Catrice. Quindi insomma non male, però non lo ricomprerò, ecco. E niente ragazze, questi erano tutti i miei prodotti di make-up terminati per questo mese. Dal prossimo mese sicuramente riprenderò a fare il classico video tutto insieme, perché i prodotti che avevo ammezzati erano questi. Non penso di finire così tante cose anche nel prossimo mese, perché appunto ho confezioni aperte da poco e insomma va bene così. I miei prodotti da smaltire erano questi e quelli del mese passato, che mi ero prefissata nel mio quadernino, e mi manca soltanto il full coverage di Kiko e il primer per gli occhi di Kiko. Poi per il resto mi continuo a utilizzare tranquillamente i prodotti che ho aperti per ora. E nulla, vi mando un bacio grande e saluto Giovanna. Ciao ragazze!